Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Sabato 29 novembre, buongiorno dalla redazione. In apertura, la Russia ha eseguito con successo un lancio di prova di un missile balistico intercontinentale di ultima generazione della classe Bulava. Il test è stato compiuto dal sottomarino nucleare Alexander Nevsky in navigazione nel mare di Barents, secondo quanto riferisce il Ministero della Difesa citato dall'agenzia TASS. Il missile ha colpito il bersaglio in un poligono della remota penisola del Kamchatka sul Pacifico a migliaia di chilometri di distanza. Nigeria, sale ancora il bilancio delle vittime del triplice attentato nella grande moschea di Kano. Un giornalista ha contato almeno 92 corpi nell'obitorio dell'ospedale Murtala Mohammed, dove sono in corso le operazioni di identificazione dei cadaveri. Un responsabile dei soccorsi aveva detto in precedenza che le vittime erano state portate almeno in 3 ospedali della città. Cambiamo argomento. In crisi il prezzo del petrolio, che trascina al ribasso anche la borsa di Wall Street. Le quotazioni del barile di greggio sono scese a $66.15 al barile per effetto della decisione presa dall'OPEC di non tagliare le quote di produzione. I prezzi industriali di benzina e gasolio scendono così al livello del 2011. È passato invece negli Stati Uniti il Black Friday del post-Thanksgiving, giornata di sconti ed affari prenatalizi, che ieri però è stata segnata anche da manifestazioni di protesta per la vicenda di Ferguson. A St. Louis alcuni manifestanti hanno occupato 3 centri commerciali con lo slogan «Se noi non abbiamo giustizia, loro non avranno profitti». Proteste anche a New York, dove la giornata è stata ribattezzata Brown Friday in ricordo di Michael Brown, il ragazzo afroamericano ucciso il 9 agosto scorso dall'agente Darrell Wilson. In Kosovo invece è avvenuto ieri un incontro tra il ministro dell'interno serbo ed il capo della missione europea Eulex, Gabriele Meucci. Il presidente di Eulex ha garantito al ministro che saranno approfondite le indagini relative al gendarme serbo ucciso e di cui le autorità kosovare non hanno ancora individuato i colpevoli, ed ha inoltre dichiarato che lo scambio delle informazioni tra l'Eulex e le istituzioni serbe sarà intensificato. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna alle 11 circa, vi auguro una buona giornata.